Bestiacci, ci siamo. Parla. Ragazzi, perdonatemi. La maglietta nera, tutti e due. Hai visto, incredibile. Ragazzi, perdonatemi, ma non mi funzionava un cazzo la webcam né niente. In più, ho fatto anche ritardo. Scusasse sì, voi, è colpa sua. È colpa mia. Perdonatemi, non funziona la webcam, ragazzi. Non so cosa sia successo. Non ho mica capito che cazzo è. Sei stoppata questa. Ma mi arrivano i messaggi sul telefono. Aspetta. Anche a me. Chi è? Chi cazzo è? Andrea, la stalla va a fuoco, dobbiamo andare. Servete il legname. Spero che nessuno di voi abbia visto l'orribile storia che ho fatto su Instagram con l'inquadratura da papà. Vabbè, comunque cascasse il mondo, ai 30 parte la live. Siete contenti? C'è un po' come la vita, ai 30 parte la depressione. Oggi andiamo a suonare da qualche parte. Stessa maglietta. Ah, ok. No, è un suicidio di massa quello che stiamo programmando. Ovviamente suicidio di massa artistico, ci terrei a precisare. Vabbè, ma se uno filma una liberatoria vuole farlo, che male sia. No, oggi in Italia, ieri c'è stato il primo suicidio assistito in Italia, della storia. Notizia molto figa, molto interessante. Mi chiedete perché non mi vesto di nero, ragazzi, per questo, vedete. Perché poi non si vede la barba e rimane solo la parte cazzo della testa di cazzo. Siete pronti? Vi saluto. Cibi, Imperius, Giorgia, Rasgardo, Daxin, Bojack, Alex, Kill, Rika, Cid, Nick, Aron, Garo, di nuovo, Pieto, basta, sempre protagonista, sempre presente, Intelligent, Alba, Zabazà, non so che cazzo sia, Ludovica, Sigoppo, Alba di nuovo, e che? Anthrax Lily, Black Wolfie, guardate il cuoricino di Andrea, quello è il suo cuore è fatto così, lui è l'unico caso umano in cui se gli fate una radiografia trovate il cuore proprio fatto così, a pesca. A culo. Bastardo senza gloria, Ginghi, Sigoppio, Fide, Alba Zanini, Fengenderger, e poi basta, ultimo ma non ultimo, vediamo un po', Incro. Sai cosa stavo guardando, Andrea? Cosa stai guardando? Stavo guardando un film. Sai che film stavo guardando, Andrea? Cicciolino e il cavallo, vecchia battuta che ho fatto 10.000 volte. Ogni volta che mi diceva, mi parlava, bisogna parlare di film. Che film era? Non sta andando un cazzo Streamlabs, ragazzi, mi dice che siete in 30, io non sto capendo un cazzo. No, siamo 86. Siamo 86, bene, ottimo. Vedi, faccio due minuti di ritardo e questo è il modo in cui mi ringraziate, grazie. È un po' come la vita grazie. Vera, capito? Grazie. Siamo tutti partiti per il Messico, capi? Perché dopo un ritardo si parte per il Messico. Come se, c'è un 69, il Mao. Dicevo, stavo guardando, ti ricordi Titan IA, A-E, A-O-E, IA? Titan. Attack on Titan. No, minchia che mi dai fastidio. Tu e sollevante. Ti ricordi Titan? Allora, adesso io ti faccio vedere, ti cerco la locandina, appena la vedrai dirai "Ah!" Sì, perché sono quei film che non ti ricordi il titolo, ma appena vedi... No, ti giuro, mi è piombata addosso tutta la mia innocenza, quando ancora non ci si... Non si sparava agli scoiattoli. Hai mai sparato agli scoiattoli? Sì. Hai mai sparato alla Madonna? Allora, Titan è un film del 2000. Sei pronto? Allora, aspetta. Non è Teen Titan. Chi è che ha scritto Teen Titan? Teen Titan, ragazzi, era una fantasia. Teen Titan era una fantasia porno. Esatto, era una fantasia porno. Teen Titan, dai, è andata finita male. Era quella cagata della DC. Allora vi faccio vedere il trailer, ragazzi, perché non riesco a trovare un'immagine che rappresenti. Su video ci sarà. Film d'animazione del 2000, cioè stiamo parlando di film di 23 anni fa, credo, 22 anni fa. Infatti si vedrà di merda, 22, ma non importa. Così che, quindi quelli del quelli, quindi i 2000 hanno 22 anni. Vediamo diciamo. Se è vero, incredibile. Dai che ti ricordi, Andrea. Sì, quello vista mille volte. Questo è il nostro futuro. Dai che ti ricordi, Andrea, figa. Ma con che definizione lo sto guardando? Andrea, è vecchio il film. Ti ho detto che c'ha 23 anni e ti lamenti della definizione, Dio buono. I dregi lo hanno ritenuto una minaccia. Ma che le cose cambiano. Come sembra un porno? Gli scudi protettivi sono... La definizione è quella. Non ti giuro, non... Adesso fidati, appena vedrai il personaggio dirai... Ah! Dai, Andrea, cazzo. Non puoi non ricordartelo. Vedi che cazzo sto guardando. Ma ragazzi, ma nessuno di voi in chat, veramente? Mai visto? Ma figa, nessuno ha mai visto sto film? Ragazzi, c'è sto schifo, dai. Come sto schifo? Ma che cosa che stai dicendo? È uno schifo. Guarda, non lo riconosci il tipo? Dai.
Aspetta, aspetta che c'è delay. Appena, appena, appena finisce di esplodere tutto. Sì, dai, non li riconosci i personaggi, guardali. Sì, sì, sono quei film che davano la domenica pomeriggio. Ma il cazzo, è un film della Madonna. Ma che film della Madonna? È un film della Madonna, è un film della Madonna. È il Pianeta del Tesoro 2 che volevamo. Anzi, questo è nato prima il Pianeta del Tesoro. Quest'anno preparatevi alla vita. Io forse sì. Scrivete no, sì, me lo ricordo. Atlantis, ma non è Atlantis, Fide, non è Atlantis, sembra il personaggio. È un po' un plagio. Ma che è un po' un plagio? È nato prima, ragazzi, è nato prima. Infatti Atlantis ha fatto plagio. Ma poi non ha fatto plagio un cazzo Atlantis, non c'entra niente, non è che se il personaggio è biondo, ragazzi, ma non funzionate così, per favore, mi date il prurito. Ma cazzo che fastidio, due personaggi biondi, è un plagio, perché? Dove cazzo, Atlantis nel 1900, questo qua nel futuro, che cazzo c'entra? Vedete, vedete una città sott'acqua? No, che cazzo c'entra? Eldorado. Anche tu Eldorado, Andrea, io veramente, guarda, da educare tutti qua. Titan AE, si chiama veramente Titan, Titan AE. Quindi, okay. Questo è il motivo per cui ho fatto tardi, più altri motivi che non sto Per colpa di sta stronzata hai fatto tardi. Sì. Ah, c'è un sondaggio, vi ricordate di questo film? No, io voto no. 50% di voi dice no, perché non eravate manco nati. Senti che silenzio. E gli ricordi degli anni 2000? Sì che me li ricordo gli anni 2000, purtroppo. Dissing, certo. E negli anni 2000 mi ricordo che quando si stirava in casa... E te Zadek te lo ricordi? Senti che silenzio quando fai... Cosa? Perfetto. Allora, ragazzi... Merda rosa. Minchia, sei simpatico. Vogliamo riproporre gli anni 2000, riproponiamoli tutti. Allora, ragazzi, tra l'altro, volevo fare i complimenti allo Bubbolo e a Claudio. Voi non so se lo sapete chi sono. Sono dei personaggi che ci sono sul nostro Discord. Bubbolo, nello specifico, è nostro moderatore su Discord, è anche qua. Se andate su Discord, adesso Discord lo stiamo tramutando, lo stiamo trasformando in qualcosa di più organico e più interessante. Se andate su Discord dopo la live, potrete ascoltare un podcast dedicato al mondo dei videogiochi, ok, su argomentazioni varie che preparano questi due ragazzi. Non credo che io ci sarò, non credo che ci sarà neanche Andrea, è una cosa loro, però speriamo poi noi saremo ospiti anche noi, ospiti. Gli ospiti fastidiosi si chiamano rospiti. Andate ad ascoltarlo perché loro sono bravissimi, intrattengono e vi rilassano, vi possono far passare il tempo così. È un podcast, il podcast vuol dire che non ci sono web, che non sapete che cazzo è un podcast. Dai, la radio, ragazzi, la radio. Per favore, ma non prendetemi per il culo, che voi fareste di tutto pur di non studiare e di lavorare. Posto? Ho ascoltato un po' ieri sera e quindi Daxin, qual è il tuo verdetto? Faccio una recensione. Tempo scaduto, Daxin, è stato bello. Quindi, allora, ragazzuoli, io direi di partire nel mentre di giocare a sto benedetto We Were Here Forever, che eravamo arrivati a un livello interessante. No, non puoi dire non c'ho voglia stavolta, Andrea, perché eravamo arrivati a un livello interessante. Era il labirinto, ti ricordi, sott'acqua. No, era su quello sott'acqua. Che cosa ho detto? E a me piace usare la negazione, perché ti trigger. Se scoppiasse un incendio... Se scoppiasse un incendio nel perimetro, a fianco alla tua casa, nella tua casa, io non so se correrei a cercarti. Lo dico. Ragazzo, sei il corpo dei vigili del fuoco. Lo dico, Frank, non so se chiamerei qualcuno. Non lo so cosa farei. Non lo so. Non lo so. Non è tuo compito. Questa è un'ottima scusa. Stavo per aprire Drug Dealer Simulator. Bene. Stavo per aprire un Drug Dealer. Beh dai, Drug Dealer è molto più bello di sto gioco del cazzo. Io no di certo, attenzione. Devo mutarti. No, minchia, il gioco è partito. No, aspetta Andrea, aspetta, figa. Non sono stasera non sono pronto mentalmente, non sono pronto fisicamente, non sono pronto. Non me la sento. Non sono pronto. Guarda il merchandising del gioco, incredibile, degli sviluppatori, incredibile, bravissimi. Alcuni mi stanno dicendo, ma ragazzi, ma non ci sono più le clip né su TikTok né su Instagram. Ragazzi, non le fate ste cazzo di clip, cosa volete? Voi non avete ancora capito che le clip che facciamo le facciamo perché le fate voi? Fate, ma non le fate bene. Le fate un po' male, le fate un po' di merda. E noi non possiamo più. Non quindi possiamo più ne approfitto per ringraziarvi per il vostro tempo, ragazzi. E il vostro supporto. Allora, devo mutare Andrea.
Io ti muto. Sbang, mutato. Poi devo invitare Andrea. Sbang, invitato. E poi devo alzare Andrea. Oddio, ci hanno provato anche dei chirurghi specializzati, ma non ci sono riusciti. Hanno provato a fargli l'innesto. Gli hanno allungato le tibie. Si è alzato di 2 centimetri. Ha perso 5% di attività cerebrale. Senti? Troppo ossigeno in alto lo ha confuso. Mi senti? Ti sento. Tu mi senti? Sì, sì. Anzi, sì. No. Però ti sento basso, quindi aspetta che ti alzo. Quindi audio, perché l'ultima volta mi avete detto: dammi, no, Andrea, no. Parla. Dammi una leva e alzerò il mondo. Così vi va bene o vi dà fastidio? Stai zitto un attimo, così vi va bene o un po' alto? No. Ok? Va bene. Troppo alto. Alto, fastidioso. Questo è il termine che dovete. Attenzione. Oh, 5, dai. Bon, pronto. Fai pronto, Andrea. Sono pronto. Figa, sono pronto, non ho voglia. Sono pronto. Dov'è l'acqua? Avete visto cosa è successo? Non avete visto cosa è successo, vero? Meglio. Ciao. Non piangere, Dino. Ragazzi, mi sono commosso. Ma sei nuova di qui? Mi è ritornata indietro. In comune. Ma stai zitta, Andrea. 5 secondi. 5 secondi. Tu hai questo nome bisessuale che è veramente interessante. Ma i tuoi genitori l'hanno pensata, sta cosa? Certo, certo. Perché io dovevo nascere donna. Sarebbe stato molto, molto più produttivo per la mia carriera nascere donna. Allora, qui abbiamo. No, qua siamo arrivati. Allora, cosa dobbiamo fare della nostra esistenza? Allora, ti devi immergere. Mi immergo io allora. Tu mi devi guidare, però allora con calma. Aspetta, aspetta. Intanto accendiamo qua. Ah, non c'è da accendere, peccato. Ah, questo interessantissimo gioco, ragazzi, che lagga, come potete vedere. Questa epopea che stiamo vivendo. La cooperativa. Qui, ragazzi, c'è una morale di sfondo. Quello in due è meglio. Questa è la morale che c'è dietro. O in due è meglio, oppure si tramuta in qualcosa di veramente, veramente disgustoso. Andrea, quindi? Surgi l'elmo dal... Da quant'è che non lo dicevo, surgi? Non dirlo più, Andrea. Tu hai questo vizio dei memini che te li fai solo tu, te la canti e te la suoni. Tu dici, è un meme del canale, nessuno l'ha mai detto. Ma perché l'ho detto io, sono io il potere. Ma i meme non li scegli tu, li sceglie la gente. Il meme è l'unico potere che la gente ha su internet. Quello e le opinioni sbagliate. E il politically correct. Questo è l'unico potere che la gente ha su internet. Mo, adesso che dobbiamo fare? Mo. Me e mo. Cammina, vai, avanti, vai avanti. Con altri toni, prima di tutto. No, i toni li scelgo io, come i meme. 35 gradi, di più, ragazzi. Siamo arrivati a... nella macchina è scritto 39. Io volevo prendere a ceffoni il cruscotto. Da dove? Andrea? Dick. Ti è andata via la A di Dica, hai detto Dick. È stato bellissimo. Ma in realtà volevo dire proprio quello. Proprio quello. Poverino. Che è sta roba? Entra dentro, ci penso io, entra dentro. E sta roba qua che cazzo è? Serve a mandarti giù quando sei dentro. Ah, giù per il tubo. Allora, però aspetta Andrea, perché qua tu mi devi guidare da sopra, hai capito che cazzo devi fare? Ah, qua si apre questo cancello qui appena ti mando giù. Ok, tu allora da sotto da sotto allora tu mi dovrai guidare, ricordatelo, perché sennò crepo. Dovrai anche aprirmi i bussolotti dell'acqua, quelle robe lì. Ti sto facendo un saluto. Ti sto facendo il saluto. Fammi il saluto. Fammi il saluto. Ma porca. Non te lo meriti. È stato molto bello, però. La vedo sembrava dura. Prendere il saluto alla Tom e Jerry. Sembrava un altro saluto. Ragazzi, adesso con tutto il rispetto, se io schiaccio il tasto T, vedete in alto a destra? Secondo voi che saluto è quello? Adesso con tutto il rispetto, che saluto è quello? Un saluto. Ok, sono in un luogo distruttivo. Dove devo andare di qua? Un luogo distruttivo. Eccoti. Allora, ottimo. Io non posso correre, eh. Cioè, posso correre, ma correre poco. Qui, vedi, c'è dell'ossigeno. Se io vi interagisco, ci respiro e mi rifaccio l'ossigeno. Quindi, qua possiamo parlare.
Guardati attorno, cerca di capire che porta ti devo aprire. Mi sto divertendo così qui, tanto. Perché devo seguire il tubo. Aspetta che... Aspetta Andrea che non riesco a vedere un cazzo. Quale? Porca... questa qua dove sono davanti. Quella lì? E che simbolo c'è sopra? Freccia che punta verso l'alto. Dall'altra parte invece che simbolo c'è? È la stessa cosa. Ma allora, vabbè, cerco una freccia che punta verso l'alto. Aspetta che mi faccio ancora, mi tiro un altro po' d'ossigeno. Bellissimo ragazzi, ossigeno puro, provateci. Drogato. Sto cercando la freccia. Allora, qua c'è una freccia, allora tira. Vediamo un po' se si apre. Ok, sono dentro una stanza che convoglia l'aria. Minchia un... È andato? Sì, ma te lo ricordi l'enigma dei tubi dello scorso gioco? Uguale, è identico. Vabbè, tanto devi fare tu. Addio. Me la sento, non me la sento. Mi devi dire la prossima roba da tirare. Tu dovrai aprire, dovrai spostarmi l'ossigeno a un altro tubo. Quel tubo lì sarà in prossimità di un'altra valvola e dovrà essere il tubo che mi devi il tubo d'ossigeno che mi devi aprire tu. Dovrà essere in prossimità della valvola che ti devo aprire io, girare io quel cazzo che è, per aprirti l'altra porta. Perché io questo gioco già lo so. Allora, io qua c'ho una mappa, io vedo tipo una statua di un lama alato. Tu ce l'hai davanti? Lama alato nel senso che ha le ali o un lama alato nel senso che è a destra o a sinistra? Di che cosa non si sa? No, ha le ali. Tu ce l'hai davanti. Qui. Allora si dice alato, Andrea, per favore. Andrea, io davanti a me ho un corallo di merda blu, non posso muovermi da qui, sennò muoio soffocato. Non ho nessun... Che cazzo ci fai qua? Ritorna, vai a lavorare! Che cazzo ci fai qua? Ritorna lì! Sei bloccato. Prova ad avanzare, no, brutto cretino. Brutto cretino. Cerco lama alato. C'è una porta davanti a me, non si apre. VC interagisco. Mi ci sono interagito. Ho sprecato dell'ossigeno. Fammelo riprendere, aspetta. Che due coglioni. Sarà una rottura di cazzo sto livello, l'ho già capito. Un lama alato, ragazzi. Ok. Allora, quando apro le porte blindate, consumo un quarto di bombola d'ossigeno. Motivo non lo so. Eccolo il lama alato. Ma non è un lama, è una pecora. È la testa di una pecora su un corpo di un'oca. Ma come minchia... Ma tu che cazzo di animali conosci, Andrea? Allora, alla destra di questa statua, se la stai guardando, se ce l'hai di fronte, dovrebbe esserci un tubo dove ti devo far uscire l'ossigeno. Io vedo il simbolo di questo tubo. Adesso prova ad andare lì, io cerco di convogliare l'aria in quel tubo là. Eh? Vai a destra dalla statua. Alla destra della statua, sto andando a destra della statua, eh. Ok. Qua c'è un simbolo, c'è una freccia che mi dice adesso a sinistra, però non so se è la strada giusta. Ok, io sono qua davanti a una valvola con un'ancora e quattro puntini. Cerca la valvola con l'ancora e i quattro puntini. Te la tiro, eh. Ok, mi hai aperto un cancello. E ben mo? Sto seguendo il tubo che è sopra, il tubo sopra, sperando che mi dia ossigeno. No, qua c'è un vicolo cieco. Sto per morire io. Devo tornare indietro, Andrea, perdonami, sennò crepo, aspetta. Io posso girare i tubi, ma non c'è l'aria. Cioè, devo trovare un modo di accendere l'aria, ma non c'è nessuna leva qui. Aspetta, si è accesa l'aria qua. Ah! Ma questo che tubo è? Ma non sto capendo un cazzo, ragazzi. Non sto capendo niente. Ok, stai lì, adesso con calma. Stai lì. Famoso fumettista della Marvel, stai lì. Che ha dato i Natali ai grandi supereroi. Come Ermutanda. E Chicken Little. E il capitano Freud. Il grande capitano Freud. Un gran Freud. Dove cazzo sei? Sono davvero prima, l'ancora, dimmi un altro simbolo, aprimi, c'è qualche altra leva che io sono ancora... Aprimi. Sto seguendo le frecce, sto seguendo il tubo. Ok, il tubo mi sta portando
Da qualche parte, aspetta, eh. Ma qua non si potrebbe un attimino. Ah, figa, il tubo si va in... No, si è infilato in un vicolo cieco. Aspetta, torno indietro. Qua c'è da chiamare, ragazzi, c'è da chiamare qualcuno. Muratori, idraulici, qualcuno che ripulisce qua le cantine, perché qua c'è un problema di allagamento. Sono a metà d'ossigeno. Resisti, resisti. Ok, ho trovato il tubo da dove uscirà l'ossigeno, ma devo tirarti l'altra leva. Ok, sono a fianco all'ama pecora capra con la chiocciola. Cazzo ho detto? Dov'è? Tira l'altra leva. E non la trovo l'altra leva, sto cercando l'altra leva, sto per morire. No, ragazzi, sto sbagliando tutto. No, questo cos'è adesso? C'è un simbolo di un rombo circondato da un quadrato rosso. Che cazzo succede? Qua è chiuso. No, 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 è la fine. No, lo questo... vedo il simbolo, però aspetta, merda, merda. Perché ce l'ho chiuso, non posso farti arrivare l'aria, devi tirarmi. Aspetta, 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 sono tornato indietro, aspetta, aspetta. Forse, ragazzi, posso cavarmela. Prendi questo cancello, è il simbolo di una medusa. Dai, dai, dai. Ok, ok, ok. Ok, aspetta, Andrea, tranquillo, aspetta. Ho aperto uno shortcut e ho aperto un cazzo corto e sono riuscito a tornare indietro per dare un po' di respiro. Poetico. Mi prude tutto, ragazzi. Ok, sono full ossigeno. Comunque, ragazzi, non vorrei dire, ma qua c'è un'allegoria al Covid. Scusatemi, non volevo, perdonate. Cioè, mi sono intubato, ma in un altro senso. Dove cazzo devo andare, ma? Dov'era la porta di prima, ragazzi? Di qua. Sto tornando. Ci sono. Allora, io davanti a me, Andrea, ho il simbolo... Vabbè, non te lo spiego perché non lo capiresti, guarda. No, dimmelo, che io ho le mappe qua, in questa stanza. Allora, ho una porta chiusa con il simbolo di un cerchio, una croce. E sopra di me ho un tubo. Ok, ma questa porta si apre dall'altro lato, sono abbastanza sicuro, però... Sopra di me ho un tubo dell'ossigeno, che non è attivo. Ma c'è un simbolo. Il simbolo è quello di un rombo dentro un quadrato rosso. Il rombo nel quadrato rosso, per farti arrivare l'aria devi aprirmi il cancello col simbolo della medusa, perché è chiuso. E tirare una leva. Allora devo cercare una medusa? Vada, subito, subito. Sto sbadigliando, ragazzi, perché mi sto divertendo. Ho trovato la medusa, ma è incredibile, ragazzi. Giro la medusa. Girata la medusa, vediamo se mi ha aperto l'ossigeno. Questo... Le sentite i passi? Secondo i tubi che sono ingarbugliatissimi, per farti arrivare l'aria di qua. Sto seguendo. Dovrebbe essere tu, dovrebbe arrivarti l'aria, confermi? No, qua non arriva. No, non è arrivata l'aria. Aspetta, aspetta, perché ho sbagliato tubo, aspetta. Che cazzo è? No, Andrea, non sta arrivando l'aria, io sto morendo, sto per morire. Io ti giuro, li ho girati tutti per certo, farmi combaciare. Io gli dico che sto per morire, lui risponde con... Buono. Vedete? Sto tornando indietro per non morire. Poetico. Poesia. Ora ti arriva? Andrea, sono da un'altra parte. Cosa ho detto? Sto tornando indietro per non morire... Hai sbagliato la strada. Sto tornando indietro per non morire. Anche tu, Andrea, figa. Stavo rispondendo alla chat. I turn in back for not dying. Shish. Prot die. Hai sbagliato strada fin dal principio. Ma assolutamente, allora, ragazzi, la mia strada era un'altra. La medusa è qua. Vabbè, il balletto artistico, ho sempre qua pensato. C'è una specie di... Questa volta è un lama davvero con una chiocciola sulla. L'ho già incontrato il lama davvero. Sincero. Poi c'è il tacchino con la chiocciola sulla schiena. Il tacchino non esiste. Il tacchino. Tu togli le doppie dove servono e metti le doppie dove non servono. Tipo camicia. Tacchino. La giostra. Ah, ma qua non devo esserci, non devo starci, figa.
Ripè. Ripè un cazzo, ripè. Non va una minchia qui, ho girato i tubi in tutti i modi. Andrea, non ho ancora girato niente, stai tranquillo, perché tanto non, tu non mi stai aiutando. Dove cazzo devo andare, ragazzi? Non c'ho proprio voglia di giocare a questo gioco. Ma allora, ma se tu non hai voglia di giocare a questo gioco, che cazzo lo giochiamo a fare ogni volta? Scusa, perdonami, ma perché dobbiamo fare queste figure di merda? Non ridere! Non fai una bella figura! No, minchia, mi sembri uno di quei ragazzetti di 15 anni, quei maranza rincoglioniti che credo... Non sei figo! Non sei controtendenza! Non piace a nessuno! Tua madre non ti ama! Basta! No, non ho i ricci. Gli unici soldi che c'hai sono quelli per l'autobus e vivi dall'altra parte della città e non basta il tempo per tornare a casa. Ti faranno la multa? Ma no, non ho la permanente coi ricci, non posso essere definito... Sto morendo soffocato. Ma qua c'è un tubo, aspetta. Ma se mi ci infilo, no. Allora, Andrea, dopo che ho girato la medusa è andato tutto a puttane. Vicolo cieco, vero? No, non esce più l'ossigeno dai tubi. Aspetta che seguo le frecce. Eh no, perché hai attivato un'altra valvola, ma sinceramente non capisco quale cazzo sia, anche perché i tubi... Fai te, sto morendo. Dovrebbe aprirsi sta porta qua, ragazzi, però non si è aperta. E qua non mi dà ossigeno. Dio. Andrea, vogliamo andare a puttane veramente più di 20 minuti di vagare qua sotto? Dimmi se è cambiato qualcosa. Continui a dirmi, dimmi se è cambiato qualcosa. Da me non cambia un cazzo, io ho corridoi con tubi dalla quale esce o non esce aria. È inutile continuare a chiedermi è cambiato qualcosa. L'unica roba che cambia sono io che giro le valvole per te. Basta, tu mi devi dire quale valvole girare affinché da me arrivi l'ossigeno e mi si apri la porta, basta. Ma sei ancora qui? Sono ancora qui perché sono dovuto tornare indietro perché non ho ossigeno. Questa è l'unica valvola che mi dà ossigeno. Prima ne avevo due per il percorso. Mi si sono chiuse. O una, non so quante cazzo erano. Ci deve essere anche un modo per salire su, ma... Non lo so. Tu devi attivare a me il robot dell'ossigeno dove c'è la medusa rossa. Dove c'è il quadrato, il quadrato nel il rombo... Il quadrato nel... Il rombo nel... Il quadrato... Ok, adesso provo a rigirare i tubi un'ennesima volta. Magari adesso arriva, dai. Lei. Magari adesso arriva, è così che funziona. Sto seguendo il tubo, sto seguendo il tubo, sto seguendo il tubo, si interroga. Andrea, gli idraulici a casa, tu li hai mai visti lavorare? La coppia di idraulici che ti arrivi a casa? È esattamente, stiamo facendo la stessa esatta linea di dialogo. Allora vedi qualcosa? È uscito qualcosa? Mi passi la garza per il tuo uguale? Ce l'hai il pappagallo? Controlla ora. Nei, vado. Poi questi passi veloci. Controllo ora dove? Devo. Simbolo rombo quadrato rosso, rombo quadrato. E di qua, ragazzi, aiutatemi anche voi, per favore, aiutatemi anche voi, figa. No, è sbagliato, è tutto sbagliato. Ma perché? È di qua che devo andare. Sinistra torna indietro. Allora questa è destra, ragazzi, però anche voi, No, torna indietro. Incredibile. Qua dove cazzo devo andare? Destra o sinistra? Veloce, aspetta, qua c'è una roba. Forse era di qua, poi seguo il tubo per di qua, ma qui è chiuso, esatto. Quindi vado di qua, esatto. Procedo, let's proceed, qua è chiuso. Merda, torna indietro. Ma non contento. No, forse era giusto di qua. Aspetta che vado a dare un occhio. No, mi sa che è chiuso anche qua. È chiuso anche qua. Un illuso. Torno indietro. Quindi. Gabbato due volte dalla vita. Ritorno sui miei passi. Dall'ancora alla medusa. Io, tra l'altro, ho ancora un cancello chiuso con un timone sopra. Non so se l'hai visto. Qua era forse. Aspetta, forse era di qua. Ma che cazzo. Siete a metà. Andrea, siamo solo a metà. Comunque, sta uscendo l'aria o no? Andrea, non sono ancora arrivato lì, la smetti di chiedermi, perché già è uno di quegli enigmi di merda che vanno a tempo e mi danno fastidio. Se poi tu continui a rompere le palle, come il bambino che siamo arrivati, basta, veramente, basta. Perché sennò faccio un incidente e ti tolgo la cintura, però. Ma sei nervoso? Qua non c'è l'ossigeno. Ok, sono arrivato all'ama con la chiocciola sopra le ali.
che non è un lama. Che cazzo è? Sentiamo. È una pecora, imbecille. Cioè, ma con affetto, eh. Oh, aspetta, c'è dell'ossigeno qua. Ok, si è attivato l'ossigeno dove c'è il rombo nel quadrato. Il quadrato nel... il rombo... Ok, lo vedo, sei illuminato anche da me. Sei illuminato. Allora, funziona così. Illuminati. Al buio. Mo? Si è aperta una porta. Aspetta, mi infilo. Ah, ma si scende qua, oh. E io scendo, che devo fare? No, non scendere, non scendere, sto consultando le mappe. Allora, tu sei a lama con la chiocciola. Sono sceso. Sì. Devi andare verso sinistra. Sono sceso. Spalle. E scendere giù, quindi sì. Sono sceso! No, no. Sono sceso! No, 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 te l'ho detto io di scendere. Ma che ha? Adesso devi trovare una leva con un timone sopra, la valvola col timone. Il timone? Team One. Orca puttana, qua c'è un uccello con la testa da teschio e il cervello di un uccello. Aspetta che vado a vedere sulle mappe. Allora, c'è un uccello con la testa da teschio. Uccello con la testa da teschio, dove cazzo è? Ecco, l'ho visto. Ah, perfetto, il timone devi proseguire verso destra. L'uccello devi lasciare perché è un vicolo cieco dove c'è l'uccello. Torna indietro, non da dove sei venuto, ma dall'altra strada. Arrivi proprio in fondo ai tunnel e trovi una valvola e anche la roba del timone. Ok, ho un quarto di valvola in meno. Ci sono quasi, credo, eh. Vedo dei tubi, un carrello. Allora, c'è una porta di là chiusa. Sono arrivato... Oddio, buono. Allora, sono arrivato a un tubo che ha due simboli. Quello di una specie di corona fatta di rossa. Ti prego, dimmi che la vedi e dici... Ah, è vero, sembra proprio una corona rossa. Perché se non intuisci questo, Andrea, è la fine. È una specie di U appuntita, no? Bravissimo. Questi bambini, la loro fantasia. La loro fantasia. Ok, devo farti arrivare l'aria lì, quindi. Eh sì. Ho trovato il timone, giro il timone, ho girato il timone. Ok, adesso prova a girare i tubi e farti arrivare l'aria lì. Minchia, ragazzi, Darth Vader Simulator. Ma qua non c'è nessuna aria. Capitolo 1, l'annegato. Mi apri sta cazzo di porta, per favore. Cercando di capire, allora. Giù. Qua. Ma perché guardate questi gameplay, ragazzi? Cioè, qual è il fine ultimo? Perché vi fate male? Dimmi se c'è... Aspetta, vado a controllare che devo... Andrea, ho trovato il tubo. Andrea, se non accendi la valvola, sono morto. Perché se prima c'era la valvola per l'ossigeno, qua no. Devi accendermi una cazzo di valvola per l'ossigeno. Adesso. Un attimo, c'ho difficoltà, sto cercando di far compiere. C'ho difficoltà. Io sono 10.000 leghe sotto i mari, dentro uno scafandro, e ho un centimetro di pressione d'ossigeno. Quindi dammi, per favore, quello che chiedo. Gira, schiaccia, tira, fai quel cazzo che devi fare, fallo, basta che lo fai. Sta respirando male, Andrea, fa così. Mi spieghi. Nei. Basta, siamo morti, ragazzi. Dobbiamo ricominciare da capo. Io spengo il gioco, ve lo dico. Non riesco a far combaciare i tubi, ti giuro, un bordello, perché ci sono 50.000 intersezioni qua. Allora, Andrea, adesso che crepo, rifacciamo, ma io vado dove vai tu. Ci invertiamo i ruoli. Tu scendi, io sto sopra a girarti le valvole. Oh, ma che incredibile, c'è proprio, guarda. Sì, perché ragazzi, se mi devo affidare a lui, è la fine. Tiene la bronchite. Vabbè, allora attendiamo la tua morte, perché io qua non ci sto riuscendo.
È peggio cosa? Che io vado sopra? No, non è peggio, fidati. Stai tranquillo, è come addormentarci. Stai tranquillo. È proprio vero, è come addormentarsi. Lo sai bene che dopo la morte non c'è nulla, vero? In chat scrivono: godo nel vederti soffrire, Dino, con affetto. Cioè, mi godono nel vedermi soffrire con l'affetto, capito? Cioè, soffrire per affetti, per affezione. Cioè, siete dei mostri. Il dolore peggiore è quello. L'emotional damage. Emotional damage? Sei morto. Quando morite sentirete la mia voce che dice esattamente così. Sei morto. E poi nulla. E la mia che dirà: potevate fare anche meglio. Are you ready? Ho paura, sono un po' claustrofobico. Eccoti, saluto per favore. Come si fa? Il tasto. Schiaccia il tasto T e dimmi che quello è quel saluto lì. Dimmi che, no, dimmi che non è quel saluto lì, quel saluto. No, Andrea, devi farmi il saluto. Non iniziamo finché non mi saluti. Ma che saluto di merda è, vabbè. T'ho spedito. Si è aperta la porta. Proseguo. Sono celere. Sto scendendo tanto, sto scendendo. Dove cazzo sono? Ok, ci sono. Eccoti. Andrea, dove sei? Torna indietro. Dove cazzo vai? Torna indietro, all'inizio. Eccoti. Qua c'è la valvola per respirare, per attaccarti all'ossigeno. Attaccati a sto cazzo d'ossigeno e non ti staccare da qui finché non ti dico dove andare e cosa devi fare. Quanto sei lento. Ma non salutare, poverino, a un ritardo. Attaccati alla cazzo di valvola e ciuccia. Ah, lo pompa proprio. E certo, si attacca e respira. Allora, fatemi capire un attimo. Ok, devo aprirti, vabbè, il solito, devo proseguire, immagino. Tu che hai visto già tutto, dimmi bene dove andare. Ma cioè, sta cagata qua non riuscivo a fare? Figa di Dio. Vado. Porca puttana. Ma vado, t'ho detto di andare? T'ho detto di andare? Ti ho detto di andare? Rispondi, ti ho detto di andare? Sì, sì, ma io voglio esplorare. Ma sono già ancora già aperte le porte oppure te le devo riaprire? Sto esplorando io adesso, sto cercando di capire io che cazzo bisogna fare. Fermo. Ok. Qua ci sono le mappe anche dall'altro lato. Sì, 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 yes, yes. Vabbè, intanto... Allora? È uscito da qui? No. Qual è la prima mappa, Andrea? Così mi aiuti io tu? Quella con l'ama, quello col famoso lama con le ali. Ci sono 5 mappe, 6 lama, fai te. Lama con le ali ce n'è uno solo. No, ce n'è uno, due, tre. Quella da sinistra verso destra. Che cazzo vuol dire quella da sinistra verso destra? La prima, la seconda, la terza da sinistra... Che cazzo... Quella che stai guardando adesso, io dalla live vedo che quella che stai guardando adesso. Questa qui? Ok, allora. Qua c'è il simbolo dell'ossigeno che è di quei due cosini lì, ok, quindi di quei due robi. Devi andare, allora, appena entri sulla destra troverai la valvola d'ossigeno che probabilmente sarà spenta. Tu prosegui, arriva, vai sempre dritto per quella strada lì, destra ancora, arriva alla valvola con la... come cazzo si chiama? Tanto stai guardando la live. Sei un baro di merda. Sei una persona piccola. Piccola. Minchia, male te ne sei accorto. Non ho bisogno di te. Vedete perché non faccio fare a lui? È questo qua. Ok. Ok. Ok, sono arrivata la valvola. La valvola, la tiro. Ti è arrivato l'ossigeno, sì. Yes, lo vedo, a me mi attacco all'ossigeno. Attaccati all'ossigeno, tira la valvola del... Ragazzi, non mi vengono le parole. Un dottore bravo, lo conoscete? L'ancora, hai tirato l'ancora? Ancora, tira l'ancora ancora. Ancora. Sto arrivando, ci sono i pesci pagliaccio. Ci sono i pesci pagliaccio, sai cosa rappresenta il pesce pagliaccio? Pirata.
No, chi cazzo te l'ha detto sta cagata? Perché pensi a pirata quando pensi a pesce pagliaccio, scusa? Ho detto ho tirato la valvola, brutto. No, hai detto pirata, t'han sentito tutti quanti. Tu sei un paio. Beh, l'hai tirata e quindi? Niente, non è successo niente perché dalla mia prospettiva vedevo che le porte di prima sono già aperte, quindi il gioco ha salvato. Le valvole non dobbiamo più tirare. E scusami, me lo dici adesso? In realtà te l'ho detto anche prima. No, ma non è vero un cazzo che me l'hai detto prima. Ma ragazzi, voi che siete in live, da quando mai ha detto hanno già tirato le valvole e già aperto le porte? E se scrivete di sì, mi date fastidio. Mi date veramente fastidio, siete dei bugiardi, cazzo. Dei bugiardi. Ho detto le porte sono già aperte, ma tu non mi ascolti. Ma che cazzo vuol dire le porte sono già aperte? Torna indietro. Mi sono perso. Ti sei perso? Ti sei perso per ritrovarti, Andrea. Allora, devi cercare... Fammi un attimo capire. Devi cercare il lama con la chiocciola e le ali. Ok? Ok, mi sto ricaricando e vado. Buono. Appena vai, gira a sinistra anziché a destra. Hai capito? Yes, sono andato a sinistra. Seguo le frecce. Segui le frecce, segui il tubo dell'aria più che altro. Segui il tubo dell'aria, dovresti riuscire a trovare un altro il lama con la chiocciola alle ali e quattro zampe. A quel punto io ti apro l'aria così tu respiri e poi prosegui che dovresti trovare prima o poi quello della medusa. Ok, aprimi l'aria. Arriva. Allora, che cazzo è? Quello con la corona. Eccolo qua, la corona. Questo no, non è questo. Ma che è Sly Cooper sta roba? Dov'è la corona? Dove cazzo è la corona? Dove cazzo è la corona, Andrea? Non trovo la corona. È piano di sopra la corona? No, non è la corona, quella è... Non era il rombo. No, il rombo te l'ho già tirato, scusami. Sì, comunque la corona è il piano di sopra. Che cazzo di casino, ragazzi? Ma starò facendo giusto? No, il rombo ce l'ho avanti adesso, comunque. Che ossigeno? Dove... Cosa ho fatto, ragazzi? Quindi l'ossigeno viene da sopra. Fammi il rombo col quadrato, mandami aria sul rombo col quadrato. Ho cannato tutto, ragazzi. Shit. E come faccio, mo? Il problema è che il rombo col quadrato... Sto cercando di capire come darti l'aria al rombo col quadrato, aspetta. Ma come rombo col quadrato? Ma scusami, ma ancora te lo devo ridare quello? Sì, sì, perché di linea d'aria diciamo che è un tubo checkpoint. Che cazzo è il rombo col quadrato? Dammi quello, mi ricarico e poi procedo. Non trovo il rombo col quadrato, ragazzi, alla fine. Non trovo il rombo col quadrato, Andrea, dove cazzo è? Ti ricordi dov'era? È proprio davanti, di fianco all'ingresso, il rombo col quadrato. Eccolo. Sto tornando indietro perché sennò crepo. Resisti? Ormai. No, stai morendo? No, sono qui che mi sto ricaricando. Figa, che gioco del cazzo. Sei arrivato? T'ho aperto l'ossigeno lì, vai, veloce. Sto andando. Let's go. Ma cosa vai piano, ragazzi? Questo mi soffoca là, devo andare piano. Ma secondo voi devo essere veloce, devo essere celere, devo essere scattante, devo essere performante, sennò sto qua mi soffoca, non sia mai che mi muore soffocato. Cazzo. Ho bisogno di una birra. Se pure aperto una porta, ci entri. Scusami, ho per errore schiacciato il tasto destro. Cosa che hai detto? Si è aperto una porta con una roba distrutta e un baratro. Dici di entrarci o crepo? Allora, se entri là sotto, scendi. Ah, è quella porta lì. Ok, aspetta. Porta misteriosa, se scendi giù dovresti arrivare qua, dove c'è quella. Io dovrei aprirti quella. Allora, prima di scendere, aspetta un attimo, perché devo cercare di aprirti la valvola dell'ossigeno per il secondo piano, per il piano di sotto. Altrimenti muori. Aspetta, eh. Sto cercando di capire. Allora, mi serve questa qua con i due rombi. Tabono lì, Andrea? No, aspetta, ma se levi l'aria si chiude la porta, perché è una porta idraulica. Non ti levo l'aria, tranquillo. Gli levo l'aria.
Allora, scendi, vai. Sono un fottuto genio, comunque. Mamma mia. Oro zecchino. Neuroni d'oro zecchino. Allora, scendendo... Appena sei scendo... Che cazzo è? Alla tua destra dovrebbe esserci una valvola con dell'ossigeno, giusto? Yes, l'ho già pippata. Vergognati. Ora, se procedi verso destra, arriverai... Io che cazzo ne so. Dove arriverai? Un attimo, sto cercando di capire. Che gioco del cazzo, che gioco del cazzo. Ma voi vi divertite a vedere queste robe qua? Ma vi state divertendo, ragazzi, vi state? Chi mi sto divertendo? Vedo dell'aria ancora, ok. Lo sai che la tua vita è nelle mie mani, nelle mie dolce ma callose mani. Io sto seguendo il tubo, per sicurezza, infatti... Ma Andrea, il mio problema è che qua la mappa non si capisce un cazzo, perché vedo soltanto il lama, quello lì con lo scheletro, col testo da scheletro, e basta. Allora, sono praticamente in una miniera allagata, perché ci sono i binari, provo a seguire i binari. Vedi qua? Sono arrivato, che cazzo... il timone, vabbè, è già tirato, lo tiro comunque. Fai un favore, Andrea, Provo ad andare dall'altro lato. Bravo, e dammi un punto di riferimento, per favore. Allora, ritorno alla statua, così almeno capiamo dove... Lui non ha interesse nella comunicazione, altrimenti mi chiederebbe cosa stavo... Ok, si è aperta un'altra porta, proprio davanti a me in questo momento. Sì, ma punti di riferimento. Allora, c'ho due strade adesso. Una me la indica la freccia, l'altra invece no. E penso sia un vicolo cieco. Seguo la freccia. Ok. È un bivb. Ok, se segui sta cazzo di freccia, segui un tubo. Se trovi un tubo, dimmelo. Sì, sono arrivato a un tubo. Praticamente è il... Che cazzo è questo? Il lama, ancora lama alato. Che tubo sarà questo? Lama alato, aspetta che guardo. Lama alato, ma... Ma lo stesso solito lama? Ha una che? C'era una porta che mi ha succhiato ossigeno. Eh sì, quella porta lì ti succhia ossigeno, cazzo, devo dirtelo, occio. Ho capito dove sei, stai fermo là, ti apro la valvola di Sly Cooper, sta buono lì. Aspetta che c'è un po' d'aria qua, fermo. La fatica che sto facendo è angosciante. Ok, mi ricarico, puoi fare quello che vuoi. Posso farti quello che voglio? Incredibile. Allora, dove cazzo era la valvola, ragazzi? Non mi ricordo più niente, dov'è? Dove cazzo è? Guarda, sto impazzendo. Un bambino nel reparto dolciumi. Ok, di qua, poi fa di qua. Sono al teschio alato. Praticamente un teschio con il corpo del lama alato. Ok, dovresti avere l'ossigeno alla valvola tua, lì a fianco. Quella a forma di Sly Cooper. Quando dico Sly Cooper, immaginati Sly Cooper, esatto, è Sly Cooper. Yes, c'è. Un cazzo, no, di aspetta. Genio. Boh, io vedo dell'aria, però non so se è quella valvola lì. Andrea, come non so se è quella valvola lì? C'è il simbolo di Sly Cooper? Ah no, è vero, tu non li vedi i simboli, perdonami, scusa, hai ragione. Vabbè, ciuccia l'aria da lì. Ti messo, continuando a girare intorno, sono tornato alla porta che mi ha succhiato l'ossigeno, aspetta. Ma che sta dicendo? No, ragazzi, la testa di una chiave inglese per me è sta roba qui. Ok, proseguo. Questo è proprio Sly Cooper. È un procione sta a fare. Andrea, quando vuoi, eh? Devi darmi tu i punti di riferimento per capire che mappa devo guardare. Vedete, la comunicazione è il segreto. Per un buon rapporto, vedete? Penso di essere tornato in... Penso di essere tornata. È tornata, sì, ma con la consapevolezza di aver vissuto una vita di inganno. Finalmente adesso donna.
Non c'ha il K, vedi? Non c'è più il K. Adesso sa, è cambiato. Cambiata, perdonatemi. Allora, no, la porta qui non c'è un cazzo, ritorno di... 2022... Comunque le porte sono tutti shortcut, cioè pensavo ti... Ha aperto gli occhi a molte persone. A fianco all'ama con la valvola che ti ho appena aperto, c'è una porta che punta verso il basso, una botola. Entra in quella cazzo di botola, arriverai all'ultimo piano. Vinciamo il gioco, trust me. Aspetta, torno indietro. Allora, non è l'uccello, è proprio l'ama, il corpo dell'ama alato, con gli zoccoli ad avere il teschio. Eh? Che cazzo stai dicendo adesso? Ma cosa stai dicendo? Botola, ti giuro non vedo nessuna botola. No, non è l'ama con gli zoccoli, sto versando la birra, ragazzi, né mentre che verso la birra non posso assolutamente giocare, è più importante questo. Non so se ha ossigeno per sopravvivere in questo momento, di certo io mi sto godendo, un ottimo momento. Andrea, l'ama col teschio, hai detto? Yes. Lama o uccello col teschio? Lama. Cioè sei tornato indietro? No, sono... Sei all'inizio del secondo piano. Un genio. Guarda, senza parole. Io l'uccello col teschio non l'ho mai visto. Ma come non l'ho mai visto? Ma mi hai detto che c'è passato a fianco prima. Andrea, Torno. Poi parla quando parlo io. Cioè non è che è incredibile. Appena schiaccio il tasto deve parlare. Perché quando non lo schiaccio sta zitto. E non stavi seguendo le frecce prima? No, certo che le stavo seguendo le frecce prima. Okay. Adesso sto facendo il contrario. Sono arrivato all'uccello effettivamente. No vabbè, ma sto ragazzo è vero. Quindi sì, l'avevo visto. Ora sono all'uccello. Devi dirmi esattamente dove è la botola. Andrea, ci sono 36 uccelli. Quale uccello sei? L'uccello con la testa da teschio? È l'uccello con la testa da teschio, una specie di... Ok, guarda l'uccello con la testa da teschio. Girati, vedrai un muro davanti a te. Adesso segui le mie indicazioni. Sei pronto? Are you ready? Però è tipo un fagiano. Cioè tipo chi se ne fotte di come è fatto l'uccello? Ascolta me, guarda il muro. Guarda l'uccello, girati e guarda il muro. Segui le mie indicazioni. Ci sei? Ma girati dove? Verso destra? Girati, guarda l'uccello e ti giri, quindi l'uccello ce l'hai alle spalle. Hai l'uccello alle spalle, hai l'uccello dietro di te. Hai un uccello dietro di te. Perfetto. Buono, adesso vai a destra, fai pochi passi, avrai un muro, vai a sinistra, procedi dritto. Adesso lui è qui. Hai sbattuto contro un muro? Yes, sto crepando. Bene, vai a sinistra, veloce. E vai a destra ancora, c'è una valvola. Resisti che te la apro. Porca puttana. Ok. Vai su, piano di sopra. Che cazzo di sala, piano di sopra. Resisti, eh? Che cazzo è il piano di sopra? Parlami, quanto ossigeno hai? No, ho trovato una valvola accesa nel marasma. Sono andato, dove ero prima. Adesso dove devo andare? Ma com'è possibile che quella valvola sia accesa, Andrea? È chiusa da me? Come cazzo hai fatto? Stai barando? No, ti giuro, c'era una valvola con l'ossigeno. Comunque sto scendendo sempre di più. E proprio nel profondo. Sentite, ragazzi, io per sicurezza gliela apro. Sono tornati indietro. Perché di lui non mi fido. Ma è chiuso? Sono tornato indietro 100%. Come sei tornato indietro? Eh sì, sono all'ingresso. Ma ragazzi, ma perché sei tornato indietro? Scusa, ma resta dove cazzo eri? Resta la valvola, perché torni indietro? Ritorna dove eri prima. Sono dove ero prima. Mi sta pigliando per il culo. Ok, a fianco a te. Sta zitto un attimo. Questo scende di qua, questo si può pagare però dall'altra parte. Attenzione, questo è... Ah, vedi questo cosa sposta di qua, così. Incredibile, ottimo, perfetto. Poi vedi questa parte qua, passa di qua, incredibile, ci siamo. Oh, vedi, adesso magicamente. Ah! Scusatemi, mi sono forse... Ah no, vedi perché va di qua, prosegue per di qua. È un delirio macello. Com'è possibile, scusami, questa parte qua. Questo passare questa parte qui, questo poi passare quella parte di mezzo. Ma no, mi sto confondendo con... Ma perché? Arrivo! Questo
passa di qua. Sta passando di qua, sì, va di qua. Ok, gira, passa di qua. E allora? Passa di qua, scendo anch'io. Giri di qua, perfetto, sale su, sale, salgo di qua. Fai, tanto c'è un attaccato all'ossigeno. Giro dall'altra parte, scendo giù di qua. Ma allora, ma l'ho fatto, era giusto come era prima. Forse faccio così, a sto punto? Che cazzo ne so, non si è attivato un cazzo. È brutto, vero, l'enigma, hai capito cosa si prova a stare di là, vero? Quindi hai l'ossigeno in questo momento? Sì, in questo momento sto pippando dall'ossigeno, quindi ipotizzo sia quel simbolo che ho visto acceso adesso mentre sto guardando la live. Bastava dire sì. Bene, quindi io il mio lavoro l'ho fatto. Posto. Ok, Andrea. Ora, consapevoli del fatto che tu ti trovi in una zona che io non ho capito quale sia, ma immagino sia questa, no? Ha detto uccello qui. Andrea, guarda la mia visuale. Ma mi sono rotto i coglioni. Ti rispondi, sei qui? Allora, l'uccello è quello, però la conformazione della mappa... Sì, la conformazione della mappa è... Sì, è quella, penso che sia quella. Sì. Quindi tu sei a questa valvola qua in questo momento? Yes, ovviamente se vedi che posso girare anche lì subito, la parte cancellata della mappa in basso. La sotto invece dal lama col teschio. Ok, perfetto. Quindi qua si lama col teschio, e questo qua. Ah, ok, quindi si unisce così. Che mappa del cazzo. Quindi tu non sei a questa valvola qui. Guarda la mappa, tu non sei a questa valvola qua. Tu sei a questa valvola qua, che ho già acceso. Ecco perché mi hai detto che c'è già l'ossigeno. Ora, stai fermo lì finché non ti accendo questa valvola qui d'ossigeno. Dove cazzo guardi? Finché non ti accendo questa valvola qui, tu passerai da qua sotto, vai su dritto, ci sarà questa valvola qui accesa. E è da qua che devi ciucciare. Poi, appena te l'ho attivata che sei al sicuro, giri a destra e si attiva e devi attivare... Dove stai guardando, Andrea? Andrea. Cioè, quando... Quello in posizione. Ma non... Ma quando devi barare non bari? Bari quando ti dico di barare, no? Qua devi andare. Lo vedi che c'è il come cazzo si chiama, ragazzi? Io non so i termini delle barche, li mortacci vostra. L'ancora è il timone, eh? Il simbolo della solidità familiare. Sai quante squinzie si sono tatuate sta minchiata sui polpacci? Poi devo andare verso il timone. Ma che valvola, ragazzi? È un fottuto timone! Vai al timone. Il timo è buono sulla carne. Bene, buono, dai. Ah, ho trovato di già la botola, c'entro dentro. L'ho trovata così a cazzo. sono al timone comunque, è già aperta la... Buono, ma dove sei finito? Ok, mi butto dentro e ti do punti di riferimento, io. C'è già la valvola attiva, quindi pippo e ti do subito riferimento. Che cazzo sta dicendo? Un folle? Ovviamente pippo ossigeno, Solo roba che serve per vivere, io. Faccio uso. Andrea, se continui a dire io, prendo la macchina, vengo da te. Che cazzo di minaccia è prendo la macchina? Adesso, la Russia, parliamo un po' di geopolitica, ci taglia il gas, eh? Siete contenti? Il 40% in meno di gas, quindi preparatevi perché avremo non solo la benzina, anche il gas alle stelle per la seconda volta, e stavolta non so se ne usciremo via. E c'è la gente che fuori per strada ride col sorriso perché c'è il sole, no? E sono belli, sono felici che c'è il sole in anticipo. Bravi. Siamo al collasso economico e a rischio dell'atomica, e c'è gente che ride. Che cazzo vi ridete, cretini? Allora, io sono arrivato a dove dovevo arrivare. Allora, la statua non c'è perché è distrutta, tipo mangiata dai coralli, quindi non posso riconoscerla. Però vedo il simbolo del tubo. Il simbolo del tubo è una specie di chiave inglese che punta con i dentini che puntano verso destra. Non so come spiegartela.
Sì. Ma quindi è qua. Mandami l'aria in quello, please. Ma quindi è qua. Ma com'è possibile? Ma la mappa non ha senso comunque, ragazzi. È qua. È la chiave inglese con i denti che puntano a destra? Yes. Sto gioco non ha senso. Allora cerco di mandarti l'ossigeno lì. Allora ragazzi, le cose sono due. O seguo dalla fine o seguo dall'inizio. Seguendo dalla fine, perché l'unico modo è partire dal simbolo della valvola, devo andare al piano di sopra. E ok, quindi ritorniamo al piano di sopra, capendo come cazzo si torna al piano di sopra. Perché sto gioco è una merda, vedete che è un gioco di merda. Si deduce dal fatto che... È proprio un enigma del cazzo, perché a ogni inizio di livello c'è una valvola con l'ossigeno dove puoi tornare sempre. Ok. E questo è un enigma snervante del cazzo. In realtà non serve a niente attivarmi l'aria, serve solo ad aprire le porte. E ritorna di là. Giro dall'altra parte. Quindi è quello, è quello. Ok, di qua. E quale cazzo sarà? Eh sì, quello di destra. O quello di sinistra. Esatto, sarà questo qui. O è questo qui? Ma io che cazzo ne so. No, proviamo a far così. Questo passa di qua, va di là. Oh, ti prego. È accesa? Dovrebbe essere accesa. Aspetta che cerco. Sì, è illuminata, però devo trovare dove esce l'aria. Ah, ok, si è aperta la porta, ma l'aria che sto soffocando. Quello... Come l'aria? Andrea, te l'ho aperta l'aria. Guarda la mia visuale. È questo il simbolo sulla sinistra, guarda. Sì, sì, è quello il simbolo, ma mi hai pure aperto la porta. Il problema è che non c'è il tubo dove attaccarsi, capito? Ma è là a fianco il tubo dove attaccarsi. Cosa stai dicendo? Sì, ma non posso raggiungerlo perché appena entri in quel livello c'è tipo un dislivello, cadi giù e poi non puoi più risalire. Quindi il tubo non può essere qua. Ma è qua e qua? Dove cazzo è? No, ma io non sto capendo un cazzo, ragazzi. Cioè, vi giuro, non torna quello che dici. Porta chiusa del cazzo. Ma Andrea, non torna quello che dici con quello che vedo. Cioè, non c'entrano un cazzo le cartine con quello che sto guardando. Ma i dislivelli come cazzo fai a rappresentare nella mano? Che cazzo di... Che risposta è? Che risposta è? Cioè questi non sono in grado di fare il loro lavoro e li stai pure giustificando. Sono qua da 40 minuti a rompermi i coglioni e li stai pure giustificando. Attivami rombo e quadrato rosso. Rombo e quadrato rosso, please. Ma come cazzo è tornato però, indietro? Però, ma bestia, bro. D'aria rossa. Ci sto provando. Bisogna fare tutto di fila a sto livello, perché non ci sono tubi dove attaccarsi. Fanno attaccare all'inizio e poi dopo devi far tipo una speedrun. Che gioco del cazzo, che gioco del cazzo! Per cortesia! Che gioco del... Andrea, mi stai chiedendo di tirare una roba che t'ho tirato... Dove cazzo devo andare? In basso, quel pezzo in basso. Ma dove mi... Cioè, l'ultima attacca di ossigeno, la vista comincia ad offuscarsi. Ma torna indietro e cerca l'ossigeno dove era prima, no? Nel mentre. Ma cos'è che non ti è chiaro del fatto che non posso raggiungerlo perché c'è una scogliera, un dislivello? Quante volte devo ripetere? Ma che cazzo è? Si è acceso? No. Sto per crepare. Vai! Si è aperto, devo trovare l'ossigeno, dove cazzo è? Come devo trovare l'ossigeno? Ma che cazzo mi fai aprire a me? Ma allora, ma scusa, mi pigli per il culo? Ma ti ho aperto l'ossigeno adesso! No, ma tu non hai capito, non ci sono tubi dove attaccarsi qui, mi apri solo le porte tu. No, ma non ci posso bisogna credere. Bisogna fare tipo un livello speedrun, bisogna fare i tubi velocemente, perché poi non posso attaccarmi a nessuno. Dimmi l'altro tubo, veloce! L'altro tubo sono le due stanghette, quelle che sembrano dei graffi, però sono morto, non ce la faccio. Accese, vai! Sto andando! Dio. Vedo la fine! La fine, so io cosa vedi con la F. Vedi l'inizio, vedi? Mica all'ultimo! All'ultimo sto risalendo con la battisfera. Ce l'hai fatta? Sì, stavo già diventando nero lo schermo. Cioè, abbiamo vinto?
Sì, mi sono già levato la... Non ci credo, ragazzi, ho vinto... Cioè, io sono riuscito a... grazie a me. È incredibile. Mi sono diventato Magneto, sono dentro la prigione di Magneto io. Ok, allora fermo, perché non è finita, tu sei dentro la prigione appunto. Io qua vedo un marchingegno che se tiro questa leva qua mi si apre. Esatto, mi viene giù un robo. Tu dovresti poter salire adesso. Stai salendo? Ti vibra la visuale? Sì, stai salendo, hai acceso tutto, mi sono cagato addosso, sta salendo. Bellissimo comunque, ragazzi, questo, è allucinante. Sto trap, bellissimo. Lo vedi? Sto vedendo il trap che sta salendo. Io sono dentro, sono diventato un villain. Che figata! Ma è preso da Star Wars tantissimo sto pezzo. Non c'è quello che fa. Che cazzo è? Beh, sapete tutti cosa sembra, vero? Un seno fertile. Allora, esci o no? Aspetta, devo trovare come si esce. Ah, di là, ok. Cioè, veramente... Ma c'è questa porta qua che sta facendo? Si sta aprendo da sola? Fai il giro della porta, mi vedi? Fai il giro della... Ma sì che ti vedo, ma non me ne frega un cazzo di continuare a vedere, cioè non mi interessa, nel senso, non... Qua ci sono delle balestre, Andrea. Cazzo dobbiamo fare questo coglione? Ma io che cazzo ne so, ma ci sono delle armi qua, cosa stavano... Cosa sarebbe dovuto uscire da sto affare, scusa? Il polpo, non ti ricordi che c'è tipo l'immagine di un polpo di là? No, è vero, voglio vedere il polpo, dai! Oh, madonna... Probabilmente con questo dovremmo affrontarlo, perché c'era anche sta pallina qui. Andrea, guarda la mia visuale, per favore. Sto male. Devi guidarlo! Che ore sono? Dimmi che sono le 11. No, manca ancora mezz'ora. Ma noi la chiuderemo prima, mi sembra. Dio santo, no, no, no. Cos'è? Che cazzo ho fatto? Che cazzo è successo? Dai, allora. Allora, fermo, ci sono queste robe qua che mi sputano fuori dei raccordi di tubo. Ognuno segnato con AB e io devo mettere i tubi qua. No. Non c'ho voglia, ragazzi. Non ho veramente... Il fatto è che non finisce. Il brutto di sti cazzo di giochi è che quando tu dici: oh, finalmente ce l'abbiamo fatta, il cervello inizia a rilasciare le endorfine. Figa, c'è un altro blocco davanti, capito? Manco Elden Ring, manco i giochi della From Software. Non c'è mai soddisfazione, perché una volta che hai finito c'è un'altra cosa. Non finisce. Sarà è soddisfacente disinstallare il gioco. Vi giuro, la soddisfazione che ho provato io nel disinstallare il primo We Were Here Forever è stato qualcosa di meraviglioso, proprio un orgasmo, ragazzi, mi è venuto un orgasmo, non mi era mai venuto un orgasmo senza qualche tipo di, cioè, di sollecitamento che non sia da fermo. Ah, proprio è stato qualcosa di allucinante. È tempo dell'oroscopo. L'oroscopo non c'è più, però vediamo se c'è. Prova, magari c'è. E no, il tempo, ma non va. Non va, c'è scritto tempo fino al prossimo suggerimento, 30 secondi, ma non sta scendendo i secondi. Peccato, l'estinzione dell'oroscopo. Allora, sto mettendo dei raccordi. Prima metto i raccordi, poi vedo che cazzo succede. E dentro la palla c'ho questa specie di console con sopra un polipo, appunto, e varie leve. Però lo provate a tirare, ma non succede nulla. Tu probabilmente stai dando energia a sto schifo con quell'enigma lì, quindi dobbiamo dare energia e poi tirare le leve. Qua ci sono dei tubi. Dove sei? Vengo anch'io, vengo a darti una mano. Non puoi venire da me, siamo separati io e te. Ma se prima eravamo insieme. No, non eravamo insieme, c'era una passerella e non potevi passare, perché questi personaggi non saltano. Ma che cazzo stai dicendo? Ah no, si può saltare, vero, l'ho scoperto adesso. Allora, provo a passare. Abbiamo l'energia blu e l'energia gialla. Immagino che l'energia blu deve passare dall'energia gialla. Quindi questo raccordo con questo raccordo. Comunque dall'altro lato c'è un'altra console con colori blu, colori gialli. E fin qua siamo d'accordo. Poi, ma se io passassi...
quello di qua. Ma questo qua, come faccio a capire che questo si connette? E quindi, cioè, tutto ciò, a me che cazzo me ne frega? Cosa sto facendo? Ma io non so cosa sto facendo, ragazzi. Io quindi non so cosa sto facendo. Lato, immagino. Ma fatemi buttare giù. Ma veramente, basta, basta, basta. Io devo convogliarti l'energia. Io ho l'energia rossa e l'energia blu. Oh, convogliami l'energia blu. Dove cazzo sono i tubi però? Dove li hai presi i tuoi tubi? Ho bisogno di tubi. Hai bisogno dei tubi? Te li devo dare io. Ma io non ho capito se posso raggiungerti. Ti servono dei tubi? Rispondi sì o no? Sì. Buono. Come ti servono sti cazzo di tubi? Perché io qua ho il generatore di tubi, letteralmente. Schiaccio dei tasti e escono dei tubi. Ci sono delle lettere che ti servono? Allora, adesso guardo, però devi dirmi dove sei. Che cazzo te ne frega di dove sono? Dimmi cosa ti serve. Allora, mi serve un tubo. Allora, questo è il blu, quindi mi serve un tubo a stella, a croce. Che cazzo vuol dire un tubo a stella? No, Andrea, ascolta. Allora, iniziamo. Ma cosa vuol dire un tubo a stella? Cosa vuol dire un tubo a stella? Io vedo delle forme. Non vedo delle lettere. Aspetta. Non sto bene, Andrea. Non sto bene. Hai avuto un mancamento. Non sto bene. Non sto bene. Allora, qui io vedo questo tubo a stella blu. Ma io non so quale cazzo è il tubo a stella. Poi andiamo a tentativi, tanto. Che cazzo ci vanno per. Allora, di questo ne ho 0, di questi ne ho 2, di questi ne ho 1, di questi ne ho 1. Perché vedete, se schiaccio. Ma merda, una volta fatti non li posso più rifare. No! No! Dobbiamo ricominciare da capo. Dobbiamo ricominciare da capo. Andrea, purtroppo ho rotto il gioco e ho sprecato i tubi inutili, quindi dovremmo ricominciare da capo questo pezzo qui. Ma che disdetta, come faremo mai? Bisogna uscire. Cazzo è? Beh, ma se io esco io per almeno per 10 giorni non lo riapro. Allora, aspetta un attimo. Vedi che non possiamo vedersi io e te? Cazzo vuol dire non possiamo vedere? Non possiamo incontrarci io e te. Scendi giù, guarda. Ciao, mi vedi? Bene, vai dall'altra parte. Ma perché non possiamo incontrarci? C'è un'ordinanza restrittiva. Comunque. Ma io che cazzo ne so, chi se ne frega? Ma guarda qua, arriva alla fine. Ce l'ho anch'io la fabbrica tubi, l'ho vista adesso. Andrea, possiamo risolvere una cosa alla volta? Volevi chiedermi come facciamo a vederci? Torna indietro per favore, ti faccio vedere una cosa. Ma t'ho visto. Ma sto ragazzo qua veramente soffre di un deficit di attenzioni, ma d'affetto anche secondo me. Sto arrivando. L'hanno allattato con le graffette. Sta arrivando adesso, che mio ne sto tornando indietro. Poi, vedi, girati cazzo. Se mi saluti ancora. Se mi saluti ancora, guarda. Vedi? Non possiamo vederci. Fallo, fa la legge del taglione. La legge del taglione. Che cazzo ti ridi? Povero educato, gli educati sono ruffiani, sono bugiardi dentro, non fidatevi, diffidate degli educati, fidatevi solo delle cassette video originali Disney, che non sono educate quelle, si infilano. Comunque ce l'ho anch'io la fabbrica tubi, aia, mi fa male il collo. Ecco, vedi, perché così, sapete, questo è il karma, karma police. Bello videogiocare per divertimento, mica mi sto crepando. Stampo dei tu. Stampo dei tu. Mandare il gas attraverso un nodo lo fa apparire dal lato del vostro partner. Ariete. Funziona. Sì, sì, funziona Ink, Andrea. Ah, devi inviarmeli tu i tubi, hanno detto in chat. Sì, ma dobbiamo ricominciare da capo, almeno questo pezzo, perché io ho bruciato già 4 tubi, per errore. Ah, non possiamo andare a tentativi.
Scorpione. I tubi ottenuti dal distributore provengono da una scorta condivisa. Restituitene uno al vostro partner se ne ha bisogno. Ragazzi, ridate ciò che prendete in prestito. Comunque tu mi sa che li puoi staccare i tubi del cazzo, non è che dovrei ricominciare. Andrea, non li posso restare. Sì, ti sto dicendo che dobbiamo ricominciare. Dobbiamo ricominciare, perché questi qua... Ah no, allora aspetta esci, un attimo. Prego, sei tu l'host. Ah no, 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 aspetta, me li ha rigenerati. Ma non ha senso sta roba. Ragazzi, ditemi che non ha senso sta roba. Condividiamo... Allora, cerchiamo di analizzare. Prima li ho rimessi dentro, non mi si è rialzato il numero. Cioè, è una roba allucinante. Prima li ho rimessi dentro, non mi si è rialzato il numero. Ho fregato una D, vedo cosa ci posso fare. Non sto capendo che cazzo io debba fare, ragazzi, nel senso... Lui mi sta dicendo... Cosa, si può sapere cosa vuoi tu da me? Ma io ti sto inviando i tubi a te, Andrea. Sì, l'hai appena letto che l'inventario dei tubi è condiviso, ma allora... No, non hai capito un cazzo, non hai capito un cazzo. Ti sono arrivati dei tubi da te? C'è un macchinario, si è aperto, hai visto uscire dei tubi, eccetera? Sì, sono arrivati dei tubi, vedi che non hai capito una minchia. Ho bisogno del tubo C, rimandami indietro il tubo C, per favore. No. E serve a me, io ti rimando la D, te. A me la D. Quando imparerai le buone maniere. Per favore, mi puoi mandare un tubo C, ne ho particolarmente bisogno. Poi tra l'altro se guardi i disegni, penso che si riferiscano a dove dobbiamo mettere i tubi. Grazie mille lo sguercio, Rotto Valhalla. 19 mesi insieme, che okay, ma incredibile. Un bimbo deforme. Allora, cosa ti serve il tubo D, hai detto? C! No. Devi cambiare tono. Lo C, per favore. Buono. Di C ce n'è... Allora, aspetta, perché dice che di C ce n'è zero... Dove cazzo è l'altro C? È un tubo dritto. E io questo tubo dritto non ce l'ho. Un tubo da 3 dritto, ma se gli do un tubo... È l'unico che ci serve, però. Se no. E se prendo un D e glielo metto in C? Guardati nel culo, cioè nell'inventario. Scrolla l'altro. No, no, non c'ho niente nell'inventario, Andrea. Nel pannello, prova a guardare nel pannello, si è infilato lì. No, Andrea, non c'è un cazzo. Regas, allora, guardate, non c'è niente qui, non c'è niente qui, non c'è niente nell'inventario, perché se sto usando la rotellina non c'è un cazzo inventario, e non è disponibile qua nel creatore di tubi, come cazzo si chiama, nel tubo maker. Quindi, ditemi voi, ce l'avrà Andrea di già, a sto punto. L'unica soluzione è che ce l'abbia già lui, perché io non ce l'ho. No, ti ripeto per l'ennesima volta, l'inventario del tubo è uguale, è condiviso. Minchia, allora se mi dici ancora che è condiviso, io inizio a condividere il dolore che provo io, lo condivido con te, veramente. Ah, perché non lo capisci? Ce l'hai tu per forza, Andrea, io non ce l'ho qua nell'inventario, non ce l'ho qua nel muro, non ce l'ho nella macchina, quindi ce l'hai già tu in mano, prova a vedere se ce l'hai tu nell'inventario il tubo C. No, sto facendo con la rotellina, non c'ho niente nell'inventario. Ho preso lo D ma l'ho rimesso dentro, cioè, non c'ho, anche io ci vedo zero. Buono, e ragazzi, allora non si spiega che cazzo stia succedendo, perché qua il tubo non c'è, Andrea, non si spiega, allora non si spiega che cosa stia succedendo. Allora, con quella forma di T, il numero E, ce l'hai? Quella forma di T, numero E, aspetta che vado a vedere. No. Ho zero pure di questo. Ma scusa, ma quelli che servono non ci sono, ma ci stanno prendendo per il culo. E che cazzo ne so? Secondo me sono in giro, dovevano tipo raccoglierli, saranno tipo inculati sotto i soppani. Come quelli che vedete sono quelli disponibili per il momento? E cosa ti... Andrea, quale un altro tubo che ti serve, a parte questi due, Cristo? Ma cioè, quelli che mi servono sono quelli appunto perché non ci sono, perché se si potessero prendere dalla macchina potrei prenderli anch'io, indovina perché. Io vedo solo 2B, abbiamo 2B e 2D, proviamo a cavarcela con questi, prendo una B. E quello devi fare, mi sa.
Prendo una B, ha preso una D. E questo ragazzo è pieno di sorprese. Ok, ho preso B e D, vedo se riesco a far combinare qualcosa con questo. C'è un cane che da te si è tramutato in scimmia, in primate, sta iniziando a scalare i palazzi e a dire le prime parole. Cazzo è successo? Ho sentito qualcosa nella macchina qua a fianco da me. Oh, questo era così. Aspetta, rimetti il tubo dove era prima? È cambiato qualcosa, ho rimesso il tubo. No, no, rimetti come era prima. Come era prima, prima di prima. Così? Ok, sta fermo. Ah, quindi lui adesso mi sta passando l'energia. Ah. Ta bono lì, eh? Ta bono, eh? Boni. Devi mettere la B dal rosso all'altro rosso. Prendi la B e metti la... quello... prendi la B, bravo, e metti la... Fatto. E beh, mo? Cambiato qualcosa? No, ci sono dei bambini da te fuori dal parcheggio, Andrea. Perché li sento da qua. Lanciagli i vasi, per favore. Perché non ci deve essere gioia. Non ci deve essere gioia stasera. Per la mano mi hai cambiato una minchia, lo sai. Allora, teoricamente a te dovrebbe essersi acceso qualcosa e l'energia dovrebbe essere arrivata da te. Ho collegato anche la blu, la vedi? No. Aspetta, però spostare il tubo. Ma me l'hai collegata nell'altro che, alla quale io non posso accedere, mi sa. Ma non cambia un cazzo. Ah, io gli devo passare la blu? Allora, aspetta, Andrea, io ti passo la blu. Aspetta. Ah sì, perché io la blu non ce l'ho, è spenta effettivamente, ecco che cazzo era. Allora, forse posso passargliela utilizzando la D. Perché gli prendo questo e lo metto qui. No. No. Ma povca miseria. Non ci sono tu. Andrea, puoi svuotarti l'inventario e rimettermi i tubi nell'inventario? Perché io non ho più un cazzo, ce li hai tutti tu. No, io c'ho solo una D. Ma come cazzo è possibile? Non ci sono più tubi, ragazzi. Non c'è più una minchia. La D devi metterla sul blu. Riprendi la D. Ho capito che la D la devi mettere sul blu. L'ho capito che lo devo fare, ma non si collega a nulla. Si collega a quello torno, invece. A qua si collega. L'uscita dell'uscita... Ma guarda che io mi devo... Quella giù tonda! Mi devo veramente incazzare, guarda. Non quella di quella lì, rimetti quello rosso. Non va, Andrea, non va, non si attacca, perché è più lungo, porca puttana! Non è più lungo, dovrebbe attaccarsi. No, è più... Non è che arrivi tu e decidi come è fatto il gioco, tu non vali un cazzo! Tu non è che l'hai fatto tu il gioco, Andrea. Noi siamo solo i giocatori. Prova ora, ho attaccato il mio, prova ora, magari con il mio tubo attaccato puoi farlo anche tu. No, allora, adesso mica, non ci arriva proprio il tubo, Andrea, è più lungo il tubo è più lungo, non è questione di attaccare o non attaccare, mi serve un altro tubo per attaccarlo in un altro tubo, basta. No, non è più lungo, è che questi tubi si possono attaccare. Porca troia, ragazzi, che fastidio. Infatti se quando vai alla macchina vedi come lo puoi attaccare il tubo, vedi? La A puoi attaccarlo solo in verticale, in orizzontale, la B in diagonale, la C in orizzontale, la D in diagonale, la T col pirulino giù. Col, Nicole. Quello rosso è giusto, quindi lascialo così, dobbiamo capire come cazzo fare il blu. Allora, il rosso, ritorniamo al rosso, fermo. Devi collegare, devi passarmi l'energia rossa... al bocchettone che è fatto a forma di, che cazzo ne so, di triangolo senza con le punte stondate. Fatto. Bravo, mo sta fermo, non ti muovere, porca puttana. Ok, adesso tu con... T'ho passato il blu. A posto. Buono, ora...
Ci ha sbloccato altri tubi. Che cazzo di tubi ti devo passare io? No, non mi devi passare niente perché l'inventario è condiviso. Allora, dobbiamo capire come fare. Io c'ho la blu in questo. Io c'ho la blu e tu c'avrai la rossa, immagino. Quindi io ti devo passare la blu. Adesso capisco che fare. Mi sto divertendo così tanto che sono palesemente il riflesso della rappresentazione della felicità. Io proverei a usare la A per provare a prendere. Diciulo la A. Dovrebbe esserti arrivato nel rombo il blu. Perché l'hai messo lì? A fare in culo? Ma avvicinalo più vicino alla fonte del blu, no? Ma noi ce li abbiamo diversi. A me il modo più comodo per farlo fare a me era appunto così. Tu non riesci con un tubo tipo bello lungo. Tipo con no. Forse con il D. No, perché il D puoi metterlo solo in diagonale. Servirebbe qualcosa di orizzontale, ma non c'è. Quindi no, mi sa che non è quello giusto, quindi. L'1. No, non ce la fai così. Serve il C. Il C non ce l'ho. Provo con la D anch'io. Scusa. Allora, gli sto restituendo i tubi, ragazzi. Minchia, ragazzi, che fatica stasera, però. Devi farlo con più tubi. Ma ragazzi, ma lo so che devo farlo con più tubi. Andrea, mancano 3 minuti comunque. Ma se io vado in diagonale così. Te l'ho messo in un altro punto, è più comodo da raggiungere. Ti è arrivato il rosso? Sì, però non ci arriverò mai a quel rosso. Devi mettermelo in un altro punto. Non ci arrivo. Ti è ritornato il blu? Sì, il blu mi è ritornato, ma devi spostarmi il rosso. Puoi mettermelo tipo all'ovale o alla croce dei crociati qua. Meglio? Aspetta che ci provo, sì, forse no, forse non ce la faccio. Ti prego Andrea, per favore, chiudiamola, perché guarda, ma tanto poi che cazzo lo stiamo a fare? Non abbiamo tempo perché mancano 2 minuti. No, devi mettermela sull'ovale, il rosso. Ma te la metto dove cazzo vuoi, guarda. Allora, tu portami il blu alla chiave del crociato, va? Fallo. Non posso, sono... Ragazzi, è la fine. Allora, se li passo con questo, devo passare di quello lì. Andrea, dobbiamo fare un po' alla volta in questo enigma qua. Bisogna che tutti e due... Ci sono 4 A, quindi dobbiamo prenderne 2 A a testa. È molto semplice questo enigma. Con un A tu mi dai l'energia, io la ridò a te, tu me la ridai a me. L'unico modo che abbiamo è questo. Dobbiamo fare tocco per tocco e avvicinarsi all'altro tubo. Sei pronto? Io prendo 2 A, tu prendi altri 2 A. Sì, ho capito, ma devi rimettermi il blu dove era prima. Non capisco perché non ci sia più. Adesso te lo rimetto, un attimo. Dove cazzo era prima il blu? Comunque i tubi non sono gli stessi che dobbiamo usare, sono diversi perché ci abbiamo quadratoni diversi. Guardate la rotellina del mouse che non mi mette. Non mi fa prendere e selezionare il tubo centrale, guardate. Io poi non mi devo incazzare. Ma non ci arrivo. Ma non ci si può arrivare. Guarda che non mi sceglie la. Mamma mia. Ce l'ho fatta dopo mezz'ora. Ma di questo qua cosa serve? Ne c'è soltanto uno. Devi mandarmi il blu su quello di fianco a Ragazzi. Passa a destra. Ragazzi, mi sono proprio rotto i coglioni. Cioè, allora, adesso io mi sono rotto proprio il cazzo. Vi giuro, mi sono proprio rotto i coglioni. Mi sono rotto i coglioni. Ce la faccio più. Devo fare almeno un enigma alla volta, perché se ne faccio più di uno e sono tutti così, mi mazzolo le palle in una maniera allucinante. Voi non avete idea. Almeno nel primo capitolo, porca troia, c'era la soddisfazione di avere degli enigmi un pochino più brevi, magari più difficili, ma più brevi. Qua devo andare avanti, cazzo, ore, Dio buono. Porca troia! C'ho il cervello smembrato, cioè c'ho proprio... È piccolo dentro la scatola cranica, c'ho le meningi che tirano, c'è il cervello che fa... Ah! Non è normale!
Non è normale. Che l'avete cominciato a fare? Andrea, ci chiedono in chat che cosa l'abbiamo cominciato a fare. Vuoi rispondere, guarda, tu? Veramente, guarda, datemi il vostro indirizzo di casa. Ci prendiamo un caffè e vi rispondo, ovviamente sto scherzando. Vabbè, no, adesso gioco è snervante. Cioè, come hai detto tu, il primo, per carità, era difficile, ma ne facevi uno difficile però. E poi dopo, cioè, finiva lì. Invece qua sono tanti enigmi piccoli, stronzi, di comunicazione. Poi dopo tu non capisci gli enigmi, quindi te l'ho detto 10.000 volte che dovevi prenderla per portarmi il blu. Fai molta attenzione. Guarda che è vero, tu non avevi ancora capito che alcuni tubi potevi metterli solo in diagonale e in verticale, dato che ti stavi ostinando a mettere la B in diagonale. Fai molta attenzione. No, poi non cominciate un cazzo. Cosa vuol dire? Non comunicate un cazzo. Ah, comunicate, scusate, c'ho lo schermo lontano e sono... Beh, questo è vero, questo è vero. A me piace questo gioco, giocatelo. Compratevelo. No, ma ragazzi, ma non è che stiamo qui a... Cioè, basta, cincischiare, basta prenderci per il culo. Qual è, secondo voi, la differenza... I moderatori non essere troppo severi con la cancellazione dei messaggi, se non scrivo nulla di male, solo spam e roba greve, ragazzi. Qual è... sì, figa, ecco, ragazzi. Come non detto. Ragazzi, buoni anche voi, minchia. Ciao, cancellati i messaggi, che cazzo è? Salutare, porca puttana, datemi una calmata. Con calma, ragazzi. E dicevo... Daxin, cazzo. Daxin, banna direttamente, non silenziare. Dicevo... Qual è la differenza tra il primo capitolo e il secondo capitolo, a parte il numero? Qual è la differenza secondo voi? Non c'è un numero in realtà. Vabbè, ma perché devi cagare il cazzo? Hai capito cosa intendo dire? La differenza tra il primo e il secondo capitolo, qual è stata secondo voi, bestiacce? Dai, siamo sinceri. A parte la chemistry che c'era nel primo, cos'è sta roba? Monster Fish Live Around Hunted Islands, bellissimo, dopo me lo vedo sto video. A parte la chemistry che c'era tra il primo, la novità che poteva essere il primo capitolo, questo è identico e va bene fin qua, dici ok, ci sta, perché alla fine non è che puoi inventare più di tanto il gameplay, quello, gli enigmi sono quelli, va bene, in realtà qua ci sono degli enigmi anche più interessanti, ci sono anche animazioni nuove, quel cazzo è quelle piccole minchiatine, per carità, però ma dura troppo, cioè il primo livello che abbiamo fatto ci è durato due live intere, ragazzi, ma due live. Ma ancora il terzo capitolo, ce ne sono 10 di capitoli. Cioè, ma come cazzo finiamo? Si fa? Almeno nell'altro, in una live riusciamo a fare due capitoli, o un capitolo, concludere, concludere un capitolo vuol dire fare tutti, aspetta, vuol dire un enigma, esatto, concludere un capitolo vuol dire fare un enigma o due tre enigmi e concludere un capitolo. Qua per concludere un capitolo ti devi fare un enigma che dura 4 ore, non finisce più. No, c'è un enigma gigante con dentro altri micro enigmi, tipo il livello del carione è durato 3 live. Porca puttana, ragazzi, ma stiamo scherzando? Ma non finiscono più sti cazzo di enigmi, cioè faccio la stessa roba 10 volte, mi sto rompendo il cazzo una certa. Cioè, ci abbiamo messo un'ora per fare il labirinto, esco, devo fare ancora sta minchiata di tubi? Ma Dio buono, basta. E che cazzo? L'ho fatta prima la stronzata dei tubi, a girarli, a farli, ma ne devo fare altra, però che due coglioni, ragazzi, perdonatemi. Dammi uno stacco cerebrale, fammi fare un'altra cosa. Se c'è una roba che punta sulla... Questa è proprio una costruzione di design, di gioco, no, secondo me. No, punta a snervarti. Aspetta, lascia perdere il puntare a snervare. Ma se c'è una cosa che punta sull'enigma, che può essere quello appunto proprio cervellotico, cerebrale, dove stare lì a impazzire, va bene. Però dopo mettimela un pochino sull'action, distrai un pochino il giocatore. Questo livello del labirinto ci stava perché era meno... cervellotico. Devi un pezzo di speedrun alla fine. Devi pensare di meno, devi agire di più. Ok? Buono, però che cazzo, è durato niente in confronto agli altri. Nel livello precedente ci ha messo mezz'ora a girare le stanze, c'erano 1500 universi che ci roteavano, non ho capito un cazzo io. Le bellissimo. Musiche, le robe, non si capiva, ma bellissimo una minchia, bellissimo. Ma bellissimo, dai, cosa? Il primo ci aveva messo tanto a finirlo. Eravamo dentro un giroscopio, porca troia. Sembrava di stare sotto quei ponti con le luci blu per trovarsi le vene e bucarsele, figa, ragazzi. Mi dissocio dalle vene. Dio buono, mi dissocio dalle vene. Che vabbè, cazzo lo porteremo, lo portiamo settimana prossima, una volta. Lo portiamo magari lunedì, così per la settimana parte con la carica giusta. Ma che lunedì? No, sto scherzando. Il mappa universo, non era il mappa mondo. Nel primo c'era il mappa. Ah, poi universo. Ragazzi, ecco, non dire niente, Andrea, ma io adesso ti farò una domanda alla quale tu devi rispondere solo con sì o no. Tu sai cosa succede sabato, vero? Te lo ricordi? Sì, certo. Bene.
Quindi io non so lunedì che cazzo succede la sera. Beh, sarà molto interessante. Quindi probabilmente lunedì non ci sarà la live, ragazzi. Bisogna un attimo capire. Al massimo si rimanda a martedì. Ma è una sorpresa bellissima. Io dico solo che è una sorpresa bellissima. Quindi tenete duro. Però vi faccio sapere sui social, ok? Ok, vi dico solo che è una cosa bellissima. Dovrebbe esserci Cryo Fear lunedì. Al massimo lo spostiamo appunto a martedì. Così almeno leviamo un giorno e non facciamo Weird Forever. È tutta una tattica. No, no, tranquilli, è importante. È importante, ragazzi, succede una cosa questo weekend e questa cosa voi la vedrete a inizio settimana, però lunedì è un po' difficile, probabilmente martedì, ma questa cosa mi toglierà dei giorni e non so se riesco, il firmacopia è incredibile. No, sono incinta, ci hanno scoperto, cazzo. Sono incinta. Lunedì mi hanno dato proprio il parto cesareo. Un giorno in meno, ma tutta la settimana horror. No, ragazzi, gli viene una sincope, cioè lo andiamo a raccattare alla neuro. Sto sciupando, ragazzi, fate voi. Cioè, ho già fatto 3 live, l'altro giorno stava piangendo, era gomitolato in un angolo. Porca troia. La settimana horror, ragazzi, la faremo quando ci sarà The Forest, con quello lo facciamo. Però esce a novembre, quindi ora di novembre, ragazzi. We were blasphemy forever. Ma il bello sta lì, dai. Che sto male? Grazie. Incredibile, ti stai rovinando. Ma no, ma infatti, salute. Ma in realtà non c'è. Ma si scherza, ragazzi. The Quarry non è horror. Infatti, io vorrei. Infatti, domani c'è The Quarry. Cioè, esatto. Perché lo vedo? Perché non è horror per un cazzo, ragazzi. Quindi la Trash Night la potremmo rinominare così: Trash Night. Lo scrivi Butter ogni Fox. Sera. Lo scrivi ogni sera. Ogni sera che parte del cuore scrivi Trash Night. Non condivido. Non mi fa ridere questo nome. Non è smetti. Non deve far ridere. Non mi interessa. Basta. Se non rispondo, poi rompi il cazzo qui in chat. Butter è uguale. Se non rispondo a quel messaggio lì è perché non mi interessa. Basta. Andare avanti e scriverlo. Andrea, tu cosa vorresti portare in live? Gradite dell'erbe in live, ecco. Lo portiamo. Non so se si può portare. Se tu... Sì, si può portare, ma è un gioco del cazzo. Un gioco del cazzo, solo perché è sto un avendo gioco successo. Del cazzo. No. Solo perché sto avendo successo. No, che c'entra? Ma va. Guarda che te l'ho sempre detto, te. Io te l'ho sempre detto che tu il successo lo potresti cogliere da terra, a mani nude. Ma non ti applichi, non lo fai. Certo. Mi applico solo. Il più grande nemico che hai, sei te stesso. È incredibile. Tu. Motivazione. Adesso parte la musica dei motivazionali su TikTok. Tu sei il tuo più grande nemico. Quindi è inutile che pigli per il culo. Detto ciò, quel gioco fa cagare. Ma nei momenti del gioco, cosa fai, Andrea? Svapo nei momenti d'attesa del gioco. Comunque non fa cagare quel gioco. È veramente fatto bene. Perché a te non piacciono i gestionali. Non mi piacciono i gestionali, non è vero, non mi piace... È un gameplay talmente ampio che grazie alla mia serie abbiamo scoperto che si può fare una run non canonica, puoi fare una run spacciando solo una... Sì, ma sono quei giochi del cazzo dove, a parte il concetto di droga a manetta che è una certa, ma anche ho rotto un po' i coglioni. Vabbè, se compri un gioco dove si chiama, dove c'è Dealer Simulator, è ovvio che c'è la droga, se, cioè... No, quello, certo, sì. Ma farci tutto un gioco solo su quello, mica che cazzo... Più che altro perché... Ecco, sai come li considero io questi giochi, The Rodiger Simulator, i giochi di quell'arisma lì? Il gioco che ti giochi quando non hai nulla da giocare, quando c'è quel mese che non esce nulla. Quando non hai nulla per drogarti, ti giochi a quel gioco che ti ridà quella sensazione tipo lì, appunto, capito? È un gioco estivo, secondo me, perché è il classico gioco che giochi quando non hai nulla da giocare, perché è il gioco rilassante che ci fai quelle due orette a cacchio per quello che devi fare. Infatti penso sia proprio il classico gioco estivo, per questo l'ho portato... d'estate. Ma i gestionari li ho giocati, non è questione di pazienza, ragazzi. È ma che mi piace il topic, ragazzi. Ci sta. Non mi piace proprio il genere. Io i gestionali, i giochi anche come questo qua, un pochino più, gli giochi ad enigmi, figa, mi tirano scemo. Io un videogioco posso anche stare a ragionare all'enigma, per carità, però non posso perderci cazzo 4-5 ore, perché se no basta, chiudimi, sono rotto. Ti ricordi quando stavano giocando il gestionale del centro commerciale? Ma anche con Resident Evil ci sono alcuni enigmi che dici, ma che cazzo, come merda bisogna fare? Cioè, stai lì mezz'ora e dici, ma perché è tutto sto casino? Ti fanno fare 10 volte le stesse minchiate. Resident Evil 8 c'erano quelle puttanate dentro. O non c'erano enigmi da deficiente, tipo tira la leva e si apre la porta con lo stesso disegno, o c'avevi enigmi da 0 a 100, non c'è mai la via di mezzo. È sempre così, poi.
Comunque sì, è un gioco comunque, ragazzi, sono gestionali. I gestionali sono ripetitivi, si sa, ma infatti io per quello lo gioco un po', anche un po' off screen. Sì, Bubbo, lui volevo portarlo Tropico, però sì, va a toccare un po' là. Però Tropico è divertente, c'è cioè quel fattore imprevisti che ci sta nel gestionale. Bubbolo, a che tipo ora? Che... Dimmi solo l'ora, al volo. Tu sai di cosa sto parlando, Bubbolo. L'ho detto anche inizio live, comunque. Sì. Ok. Vabbè, ragazzi, lo ripeto qua, a tutti i presenti, Discord sta diventando qualcosa di più, sta diventando qualcosa di più organico, sta diventando qualcosa di più stimolante. Mi piace questa parola, sta diventando qualcosa di più stimolante. Quindi iscrivetevi al nostro Discord, trovate sotto il link, o qualcuno, ecco, esatto, cicci fuori Discord, perfetto. Cliccate, iscrivetevi, perché dopo la live, a breve che stacchiamo, dopo i saluti, c'è un podcast di Bubbolo e Claudio, che sono Bubbolo, il moderatore che sta qua, il moderatore che sta là, e parla topic videoludico. Quindi andate ad ascoltarli, chiudete la serata con relax e se volete fatevi due chiacchiere con loro. Ragazzi, c'è il link in chat, come fate a non trovarlo Discord? Ce l'avete davanti. È una cosa a cui tengo, porca puttana. Quindi andate lì e siate buoni e siate bravi, siate educati, che sono due che ragazzi calmi e tranquilli. Sono andato fuori fuoco, puttana troia. Come ti permetti, Andrea? È bello rilassante, si vede che Bubbolo ha questa voce calda. Harry White. Questa voce calda e lenta. Vabbè, sono fuori fuoco, ragazzi, fa niente. Sei fuori Tanto fuoco, Andrea. È il mio destino. Apri e chiudi la webcam. Lo faccio, lo sto per fare. Non torna incredibile. Più. Non è più incredibile. Tornato. È incredibile. Ha funzionato? Incredibile. Allora, ragazzuoli, dai, facciamo una bella roba. Siccome è anche un esperimento per cercare di capire un po' questo. Che esperimento? Per cercare anche di iniziare quello che è appunto il podcast. Facciamo così: noi chiudiamo un attimino prima stasera, quindi è un quarto. Adesso facciamo i nostri saluti. Vi ricordo che domani alle 21:30 c'è The Quarry, siateci. Andiamo a concludere la settimana con Passion Night. La Passion Night, esatto. Si sembra un po' quelle Passion Night, Passion proprio, perché sembra un po' tipo Temptation Island. Sembra. Beh, c'è stata una rissa. È una cagata The Quarry. Quindi siateci se volete, no, il dramma team. Affascinante l'ultima puntata che si stavano slinguando. È affascinante come un bimbo con l'acne, veramente. Comunque, detto ciò, ragazzi, siateci domani, mi raccomando. Finito, basta, poi finisce la settimana, fanculo. Cos'altro volevo dirvi? Discord, adesso da Bubbolo. Prima serata, seconda serata, perché questa sarebbe la seconda serata. Bestiacce, vi voglio bene, grazie di tutto, fate i bravi, fate i buoni, ci vediamo domani, grazie per il vostro sostegno, spero che il fumetto a breve sarà disponibile anche nella versione cartacea, nel mentre se qualcuno vi interessa c'è il Kindle, poi vi metteremo i link e tutto. Adesso è ancora un puttanaio, un delirio, perché ci stanno un sacco di problemi, ragazzi, questa settimana è una merda, non stiamo riuscendo a fare niente, Andrea sta impazzendo per sta roba del fumetto. Quindi, sì, ho perso 2 chili tra i... Quindi ragazzi, perdonateci, ma ci stiamo impegnando per darvi roba. Comunque, ci siamo quasi. Appena abbiamo notizie, esatto. Perciò, grazie ragazzi. Fate i bravi, fate i buoni. Grazie per tutto. Bestiacce, buonanotte. Scusate ancora per il ritardo. Che vabbè, tanto alla fine non è ritardo, non è stato, perché sempre è mezza partita la live. Ci vediamo domani con The Quarry. Bubbolo, andate da Bubbolo su Discord. Ciao.